Rafael Toloi, la domanda è spontanea: come stai? No, sto bene, mi sento già meglio. È vero che ho bisogno di un po' di tempo, no, per recuperare al meglio possibile, per stare 100%, però serve un po' di pazienza, però sono molto felice, è vero, da una felice per aver fatto intervento, no, perché sono arrivato veramente al limite, non riuscivo più a allenarmi bene, stavo soffrendo troppo, ho provato fino alla fine, però non ho potuto, non sono riuscito a tenere, ma adesso nell'inizio è stato più duro, veramente duro, in un momento bello così, io che sono qua già da 4 anni, volevo esserci e mi dispiace tanto per quello, però sono molto felice per i ragazzi, perché adesso che sono fuori, che non sono in campo, che guardo le partite, vedo quanto siamo forti, come giochiamo bene. E questo è molto bello, penso che tutti meritano questo, una squadra così, Bergamo, la società, i tifosi, che abbiamo una tifoseria fantastica, e io adesso sono il tifoso numero uno, diciamo, quindi è triste, molto triste e doloroso non esserci in questo momento, però ho anche la coscienza, la consapevolezza di sapere che era giusto, perché non ce la facevo più, ho portato fin dove potevo. Rafa, quanto l'hai detto, è duro stare fuori, è duro, però hai modo di vedere queste partite, come l'hai detto, mi rendo conto che siamo davvero una grande squadra e hai la possibilità di vedere da un altro punto di vista la forza della squadra, il grande attaccamento del pubblico, uno spettacolo, sei d'accordo? Sì, veramente vedere la nostra squadra giocare è un spettacolo, perché contro chiunque, quando entriamo in campo, abbiamo la nostra maniera di giocare, abbiamo il nostro gioco e non abdichiamo mai di farlo, e questo è molto bello. La squadra sta molto bene in questo momento, si vede, e mancano 4 finali, diciamo così, no? Quindi è il momento dei ragazzi concentrarsi al massimo e lavorare al massimo, al meglio, e fare il meglio per la squadra e fare il meglio anche per me. Io tifo loro e quello che posso fare quando sono a Zingonia per aiutarli, io faccio, e auguro a loro il meglio, perché loro meritano tutto di meglio, perché sono ragazzi veramente fantastici che lavorano, che si impegnano al massimo nell'allenamento, e questo fa la differenza nelle partite, e stiamo vedendo questo. Rafa, 4 finali hai detto, la prima sabato al Mapei Stadium contro il Genoa, partita delicatissima per tantissimi motivi. Sì, partita difficile contro un avversario che ha bisogno di punti ancora, ma la nostra squadra sta bene, penso che dobbiamo pensare in noi, in continuare a fare il nostro gioco, giocare con fiducia, perché sono sicuro che anche se siamo un po' lontani, diciamo, né, che non è nel nostro stadio, ma sono sicuro che saranno tanti tifosi lì dentro per aiutare noi, e sono sicuro che faremo una grande partita.